Pensiero personale, un podcast di parole di management. Benvenuti a questa nuova puntata di Pensiero personale, il programma che racconta l'attualità attraverso il confronto con la direzione risorse umane. Io sono Gabriele Perrone e oggi siamo in compagnia di Tiziana Rosato, People and Organization Officer di Missoni. Benvenuta! Grazie Gabriele, grazie, buongiorno. Grazie di aver accettato il nostro invito. Partiamo da una notizia di attualità. L'amministrazione di Helsinki in Finlandia ha deciso di puntare sul recruitment anonimo, eliminando nome, genere ed età dalle application dei candidati prima che finiscano nelle mani del responsabile HR. L'esperimento pilota, avviato nella primavera 2020, sembra funzionare, tanto che l'amministrazione della città finlandese ha già deciso di proseguire per tutto il 2021 in questo modo. Si sostiene che i curriculum anonimi portino a una selezione più equa, evitando eventuali pregiudizi e discriminazioni. Lei cosa ne pensa? Vedi che come al solito i nordici ci sorpassano, no? Penso che è interessante che sia in realtà anche una pubblica amministrazione, mi resta difficile pensare a questa cosa in Italia e non solo, a dire il vero, ma no, è una cosa interessante che non mi è completamente nuova, anche di recente in realtà tra così vari potenziali partner avevo anch'io considerato un partner giovane, una startup in realtà che mi aveva proposto proprio una modalità simile, no? Qui sì. Era più nell'ambito di ricerca di giovani designer, molto mi occupo. E il progetto e proprio anche il loro, insomma, un po' la loro un po' applicazione era proprio verso in questa logica, no? Quindi progetti, no? Basata proprio su veri e propri progetti, quindi dati insomma, che questi giovani talenti, no? Sono chiamati a realizzare sulla base di un brief, no? Che l'azienda dà. Ma che poi tornano, diciamo, all'azienda in modo completamente anonimo, quindi senza nome, senza area di provenienza, senza gender, senza età, no? Sì. Proprio per esattamente gli stessi motivi, no? che mi raccontava prima lei, cioè far sì che sia HR, ma la linea onestamente si concentri proprio tutta sul progetto e sulla qualità del progetto, evitando, no, possibili forme di possibili bias, insomma. Sì, quindi la cosa mi aveva, come dire, molto, molto intrigato, molto intrigato, poi per varie ragioni, insomma, non sono andata in quella direzione, però è una cosa che a me personalmente e professionalmente mi intriga molto. Io stessa, per mia forma mentis, devo dire, quando ricevo un profilo, quando sul nostro sito piuttosto che su LinkedIn vado, no, a considerare un profilo, non guardo, non è la prima cosa che guardo, no? Né il cognome, né l'età, né da dove arrivano le persone, ma vado un po' sulla storia che raccontano, insomma. Sì, certo, poi è anche vero che in un certo momento della candidatura prima o poi si finisce comunque davanti al direttore del personale e ci si vede, insomma, e quindi comunque possono nascere quegli eventuali bias in ogni caso. Ma la notizia più che altro ci dà spunto per parlare di selezione e assessment. Ecco, dal suo punto di vista, quali strumenti si possono usare per individuare i giusti candidati? Allora, sicuramente nella mia esperienza e qui, ma negli anni, anch'io e quelli che sono stati, insomma, poi i miei team, ci siamo sempre di più attrezzati, no? E orientati appunto proprio
a supportare, a complementare comunque, no? La classica intervista, diciamo, con della strumentazione, no? Che ci aiutasse effettivamente a comprendere, a meglio proprio apprezzare, diciamo, e valutare, rendere più oggettiva la valutazione, ma anche trovare un linguaggio comune con la linea, no? Ma si tratta di piattaforme? In questo momento, per quello che mi riguarda, non, o meglio, strumenti in piattaforme, utilizzati in piattaforme, perché chiaramente rispetto a un po' di anni fa, a quelle che erano le mie esperienze di un po' di anni fa, e avendo come dire, fonti di recruitment un po' in giro per il mondo, e quindi si privilegiano e privilegio, insomma, no? Strumenti che sono su piattaforme che consentano quindi chiaramente anche una agevole somministrazione, evidentemente, così anche come poi, no? Dopo consolidamento, diciamo, un po' più facile. Però sicuramente l'adozione quindi di strumenti di assessment che sono, che per me non, ecco, devono essere poi il più possibile vari integrati. In questo momento mi, come dire, sono molto attratta e mi diverto anche a mettere insieme strumenti anche di provenienza differente. Io e anche persone del mio team abbiamo competenze, poi abbiamo sviluppato competenze di assessment, no? E quindi sì, quindi sono strumenti che vanno da strumenti. Beh, intanto, ecco, devo dire che per esempio trovo molto, molto interessante e utile, no? Far precedere proprio il contatto, oltre che dal classico CV o lettera di motivazione, e lettera di motivazione anche proprio da quello che io chiamo professional portrait, che è una sorta di biografia con della narrazione proprio, però, no? In modo, diciamo, strutturato, che poi, ecco, ci consente intanto un'adeguata preparazione, e ci forza ogni tanto a un'adeguata preparazione, no? Quindi leggerlo prima, ma anche a poter fare delle domande che siano effettivamente delle domande mirate, no? E intelligenti, insomma, ecco questo. Oltre a questo, poi, insomma, quando io parlo di mixare, no? La strumentazione, parlo di integrare strumenti, diciamo, più o meno classici, diciamo, test più attitudinali, più, no, legati un po' a tratti di personalità che hanno un impatto, no, poi sulla vita lavorativa e sulle competenze professionali e manageriali, a invece, ecco, io non sono una fan, peraltro sono di una scuola di pensiero che non mi vede particolarmente entusiasta a utilizzare strumenti che sono poi strumenti, insomma, dei test di personalità, e pensarli come realmente capaci di predire la performance, no? Anzi, li ritengo molto pericolosi, no? E quindi cerco in realtà di, come dire, integrare strumenti di questa natura, che chiaramente uso maggiormente poi su candidature di giovani, no? Ma con anche strumenti che testano la motivazione, a strumenti sempre di più oggi su potenziale in una logica di learning agility, su ruoli, diciamo, più senior, anche business case, no? Piuttosto che sì, molto business case, Cioè, devo nel dire. senso, Ecco. intende far svolgere delle, appunto delle business case, come se si lavorasse già nella sua azienda. Sì, non necessariamente come se si lavorasse nella mia azienda, non penso che sia così importante proprio riprodurre il contesto specifico, no? Perché ci sono tutta una serie di skill, anzi, che, come dire, vanno a mio avviso esplorate al di fuori del contesto, diciamo, particolare, no? Comunque dei business case in cui andare ad apprezzare, no, le competenze su cui in particolare poi si intende concentrarsi, Sì, insomma. Ecco, certo. in questi ultimi anni sono diventata molto interessata, siamo diventati e stiamo anche molto studiando un po' tutta la dimensione dell'intelligenza emotiva.
E quindi ecco, integriamo degli strumenti di assessment di intelligenza emotiva con quelli appunto più classici, no? Legati appunto alle attitudini, ai tratti di personalità e alle competenze, diciamo, trasversali alla motivazione. Ed è molto interessante, molto interessante. Tra l'altro, sono anche strumenti utili in ambito, nell'ottica dell'employer branding, anche a livello manageriale, giusto? Ah, mi dà, Gabriele, un ottimo spunto, nel senso che le porto un po' la mia esperienza ultima, no? Io sono in Missoni da non molto e Missoni è un'azienda con un brand iconico, no? Molto noto a livello internazionale, fa parte della storia del Made in Italy, anzi proprio stasera, giusto appunto, c'è una puntata di Made in Italy che è una fiction realizzata proprio sul Made in Italy, sulla nascita del Made in Italy, a partire appunto dalle nostre eccellenze, e tra cui stasera appunto c'è l'episodio proprio su Missoni, no? Nasce nel 53 e sicuramente diciamo è un marchio ancora oggi molto noto, però è un'azienda che rispetto ad altre magari non è cresciuta, no? Come altre sono cresciute, magari ecco, ha perso insomma, qualche opportunità diciamo, di sviluppo, quindi un'azienda ancora di una size, diciamo, no? Media, ecco. Sì. Non così, e soprattutto nei confronti di una popolazione più millennials, no? Magari meno nota. Tra l'altro, a questo si aggiunge il fatto che l'azienda fino a qualche tempo fa, tanto non aveva una direzione risorse umane strutturata e quindi non utilizzava anche tutta una serie di strumenti e di canali, no? Io sto trovando in questo momento, dovendo appunto strutturare, no, il processo di recruitment, facendo molto recruitment a diversi livelli e su famiglie professionali diverse in questo momento, quindi utile e funzionale, diciamo, l'adozione, no, di strumenti di assessment di selezione, ma trovo anche un feedback, una risposta molto interessante da parte degli stessi candidati, e qui devo dire in modo trasversale, dai più giovani ai senior manager, proprio in termini di employer branding, cioè quello che ci dicono e ci scrivono è: ah, ma noi non pensavamo che Missoni fosse un'azienda così evoluta, così strutturata, così che conduce dei processi di ricerca, no, e di selezione così accurati, no? Ecco, Daniele, Gabriele, tenga presente che poi oltre al chiedere, no, l'impegno, diciamo, alle persone, perché comunque insomma poi è impegnativo, non è come insomma, faccio una chiacchierata e via, no? Ecco, comunque Certo. oltre intervista, ecco, significa dedicare e a seconda appunto poi della seniority, insomma, abbastanza del proprio tempo. Noi per scelta nostra e mia personale convinzione restituiamo sempre il feedback. Quindi sia che la persona venga poi scelta, no? Sia che la persona non venga scelta, c'è sempre una restituzione del feedback che ritengo fondamentale. Quindi quello che ci torna, che ci viene restituito, è proprio, come dire, per me è importante in termini di employer branding. Noi in questo momento attraiamo anche perché, per quanto ancora, come dire, piccoli, magari non così, no? Appealing, diciamo, come altri, però ecco, come dire, stiamo ben impressionando, no? Proprio per il fatto di avere un processo di questa natura. Ah, molto interessante anche questo aspetto, insomma, che può essere un utilizzo efficace, insomma, proprio nella fase di selezione, ma anche nell'ottica di employer branding. Infine, un'ultima domanda, per quanto riguarda proprio i giovani che ha citato, ecco, ha trovato invece magari una sorta di spreco di risorse nella selezione, nella ricerca di giovani talenti? Ah beh, qui stimola un po', come dire, un po' il mio pensiero critico in questo momento, nel senso che, beh, insomma, penso di aver abbastanza espresso il fatto che io penso, credo che per troppi anni, no, i
processi di selezione siano stati un po' proprio da noi, da chi fa il mio mestiere, un po' bistrattati, no? Io stessa ho iniziato e appreso a fare selezione veramente molto sul campo, no? Quindi le aziende per anni e anni hanno dedicato poca attenzione a quello che per me è il processo più strategico, no? Più critico, quello più impegnativo proprio nel tempo, no? Diciamo del nostro fare HR. Quindi ben venga, no? Tutta la strumentazione, processi strutturati, no? Il fatto stesso che io sia, come dire, molto, molto determinata, no? E convinta che questo tipo di processi diano un valore aggiunto molto importante, no? Ad una scelta consapevole, sia per l'azienda che per le persone stesse. Trovo che però in questo momento, soprattutto in Missoni, faccio molta selezione sui giovanissimi, no? Anche qualche super giovane di generazione Z e proprio, come dire, giovanissimi neo, no? E ho qualche perplessità qui, devo dirle, perplessità legata dal fatto che da una parte, no, parliamo di, come dire, di l'importanza dell'intelligenza emotiva rispetto a quella cognitiva, parliamo, come dire, del fatto comunque di learning agility. Ecco, dall'altra vedo, no? Perché poi sono curiosa e chiedo, ho anch'io un figlio che si è appena laureato, processi di selezione incredibilmente lunghi, no? Fatti di non so quanti appuntamenti e quante prove, e tra l'altro con un focus che io ritengo veramente eccessivo e anche, ecco, un po' strano, no? Rispetto alle cose che raccontavo prima, su ancora tantissimi test di tipo cognitivo, no? Proprio sull'intelligenza più, come dire, cognitiva, ecco. E questa cosa, oltre a vederla totalmente inefficiente, perché va bene strutturare il processo, però insomma, questi poveri ragazzi che hanno fatto bachelor, laurea in master, super esperienze, tante di più di quelle che ne facevamo noi, insomma, quando venivamo dal classico percorso, hanno già fatto stage, tante esperienze, insomma. Così, torturarli, no? Per poi cosa? Offrir loro degli stage, mica offrire loro la posizione di super Manager, presidente. sì, certo, va a seconda Allora anche mi della chiedo posizione. se ogni tanto, qui sono un po' cattivella, non sia un po' una tendenza, no, tutta nostra, HR, di farci vedere forti, competenti e giustificare, insomma, un po' il nostro ruolo, il nostro management, insomma, che non porti reale valore aggiunto. È una bella provocazione anche che per chi ci ascolta, altri direttori delle risorse umane che potranno riflettere anche su questo aspetto. Bene, grazie mille a Tiziana Rosato di Missoni. Grazie, grazie a lei Gabriele, grazie a Este. Grazie, infatti ricordiamo che Parole di Management è il quotidiano online della casa editrice Este e Pensiero Personale è appunto uno dei podcast di Parole di Management e di Este. Bene, grazie a tutti e appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci.